E what a tutti ciurma e benvenuti da Jokerina in questo nuovissimo episodio su The Walking Dead. Vi ricordo ragazzi il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Eccoci qua di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa abbiamo vissuto un episodio direi alquanto sofferente. Perché sono successe varie cose spiacevoli. Abbiamo finito il capitolo 4, abbiamo incominciato il capitolo 5, non nelle migliori circostanze ragazzi, perché alla fine dopo essere riusciti a fuggire da Crawford tra mille pericoli e dopo aver deciso anche di salvare la vita a Ben, siamo ritornati alla casa dove fortunatamente Omid era ancora in vita. Vernon ci aveva addirittura proposto di affidargli Clementine, gli avevamo risposto di volerci ancora pensare un attimino su, fatto sta che alla fine ragazzi Clem è scomparsa e abbiamo scoperto attraverso il walkie talkie che è finita nelle mani del tizio con cui parlava appunto attraverso lo stesso walkie talkie. Il punto è che alla fine ragazzi purtroppo lì è stato morso, quindi già questo ragazzi penso possiamo definirlo un vero e proprio dramma, perché comunque stiamo parlando del nostro protagonista al quale ovviamente ormai ci siamo un po' tutti affezionati, e quindi alla fine abbiamo deciso di andare a cercarla. Ci accompagneranno soltanto Krista e Omid, perché Kenny ragazzi inaspettatamente direi ci ha rinfacciato di non averlo mai aiutato abbastanza. Questa cosa sinceramente mi ha dato parecchio fastidio, perché è una cosa non vera, però qualcuno di voi nei commenti mi ha detto che appunto ragazzi bastava negli episodi precedenti non appoggiarlo una volta e questo appunto avrebbe portato a questo risultato ragazzi, il che mi sembra comunque abbastanza assurdo. Alla fine lo stesso Ben ha deciso di non accompagnarci, nonostante alla fine gli avevamo salvato la vita. Sono rimasta abbastanza interdetta da questo. Fatto sta che lì è andato a cercare Clementine nel rifugio dove era Vernon con le altre persone, persone che però purtroppo sono sparite, se ne sono andate da lì. E in un attimo di follia, proprio per cercare di evitare la diffusione dell'infezione nel corpo di Lee, abbiamo deciso di far sì che Krista gli tagliasse via l'avambraccio. È stata una cosa veramente cruda ragazzi da vedere, una cosa comunque pesante da sopportare. E quindi niente, adesso non ci resta che andare alla ricerca di Clem. L'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui. Quindi we're gonna have to go as quiet as possible and see if we can make it to an empty floor or even the roof. You think it's possible for you? Yeah. Get going. Ovviamente ormai con una mano sola non sarà così semplice, ragazzi. Anzi, okay per niente. Remember, quiet. Ok. Big deal. Another arm would just get in the way. Jesus Christ, Lee. Il punto, ragazzi, è che... Che cavolo? Non abbiamo neanche la minima idea di dove possa essere questo tizio con Clem. Porcaccia miseria, che colpo. Meno male che dovevamo fare piano. Oddio, oddio. Io non so dove andrà a parare tutto questo, ragazzi. Sinceramente non lo ricordo davvero. Quindi vediamo di andare su. That was fucking close. Everything okay up there? Oh, just fucking peachy. Oh, mamma mia! Non si può fare la cosa con calma, senza colpi? Oh mio Dio! Tra l'altro, se cadessimo da qui adesso, sarebbe un gran bel problema. Quindi cerchiamo di fare piano, per carità divina. Sì, tra l'altro ragazzi, l'orda di zombie che avevamo visto sui binari è arrivata fino in città. Quindi hanno invaso le strade ormai. Mamma mia che ansia. Iniziamo proprio alla grande questo episodio ragazzi, eh? Ok, siamo riusciti ad arrivare sul tetto, quindi mamma mia. Wasn't this city empty not too long ago?
Those Crawford bastards did one thing right, I guess. There's thousands. Mamma mia. Seems like they've followed us here. But that can't be, can it? That's crazy. They can't track. Dobbiamo lasciare questo tetto. We need to get off this roof as fast as we can. It's not safe down there. We can't just walk through the streets. Beh, questo you lo planning so, on growing some wings? It's taking an immense amount of willpower to not make a crack about that suggestion, coming from the one-armed man. That joke will be funnier once we know if this worked. Look, let's get our bearings and see if we can figure out a way to make it across town. Good? Good. I don't think we can ignore what just happened to Lee. He lost a lot of blood down there. Omid's right. If you see yourself getting woozy or, you know, if it didn't work, just take it easy. Probabilmente devo solo andare piano. Okay. Probably just need to go a little slower. And I know we can't afford dead weight, so don't treat me like I am. We won't. Now what? We need to get down there and find a scared little girl. Let's try to get our bearings. Il punto è che lei non è sola, cioè quindi non è che stiamo cercando una ragazzina sola, cioè è nelle mani di qualcuno, questo è chiaro. Oddio, questo ragazzi sarà un gran bel problema perché adesso le strade sono invase. Sono invase e quindi non si può andare in giro poi tanto semplicemente, no? Allora la scala lì, ragazzi, l'ho vista, volevo soltanto vedere. That looks like Crawford Square over there. Ok, ma aspetta, volevo guardare di sotto, è possibile? No. Va bene. Allora, direi di dare impronte, uno sguardo a queste impronte, visto che ci siamo. Impronte di chi? Away from whatever accident happened. Well, that doesn't really mean much. Beh, qualcuno si è fatto male, sembrerebbe. Questa scala. It's an extension ladder. Sicuramente potrebbe essere utile per passare su un altro tetto, eventualmente, però ci dobbiamo guardare un attimo intorno, ragazzi. Proviamo a guardare di qua, perché lì aveva guardato di qua un attimo fa. Che c'è di qua, Omid? Qualcosa di interessante? What's up over here? Bell tower. That's what's up. Yeah. That could help. Giusto. Potremmo provare ad usare le campane a nostro favore, ragazzi. Vediamo un po'. It's a bell tower. Like the ones Molly used to draw the walkers around the city. Esatto. The way I'm jumping that. È bello alto, saltare non è possibile, ma potremo usare questa scala. È una scala estendibile, tra l'altro. È così che ha detto lì, quindi andiamo a vedere un attimino se riusciamo a prenderla. You need a hand with that? Possibilmente sì, caro. Ok, niente, non ha voluto aiuto, va benissimo. È arrivato il momento. Usarlo. Piano. Piano. Oh. The bells. Ottimo. Yeah. Could buy us some time. Draw as many as we can this way. Get down off the roof on the opposite side and bust our asses getting back to the mansion. You shouldn't be the one to go. My leg's feeling better. Let me do it. I'll go. Sei sicuro? No. If we have to decide who takes a risk like this, it should be the guy who's got the least to lose. What's the worst that could happen? I get bitten again? If something happens to me, you two are all she's got, okay? Be careful. Beh, non ha tutti i torti da questo punto di vista, ragazzi. Ormai lui, appunto, è stato morso, quindi. Maybe we should have someone more able-bodied doing that. You sure you're up for it, Lee? Say that again and you're gonna find out. Fair enough. Va bene. Sperando che questa scala rimanga ferma, perché non vorremmo precipitare da qui. E che non ci siano sorpresine anche sopra il campanile. Oh, shit. Oh, cazzo. Oh, fuck. Holy shit, man! Are you okay? Yeah.
I'm fine. I was wishing I had my other hand. No shit! Try to find another way out of there? Mi sa che mi toccherà anche, perché tornare indietro da qui penso sia fuori discussione, no? Che bel guaio, ragazzi. Mamma mia. Allora, vediamo un po'. Ah, c'è una botola qui. Bisogna vedere se la strada di sotto è pulita. Comunque, suoniamo la campana. Coming this way. Tons of them. Jesus. Now get back here. Qua è impossibile però. La scala purtroppo ci ha abbandonati. Che sfiga però, eh. No, fuori questione, non ci arrivo. I think I have to jump. There's no way back. No. Be careful. Non è tanto lontano? It's not that far, just a sì little che while. Lo è. Ma c'era una botola qua. No, regà, no. Ma siamo impazziti. Don't look down. Pensavo di poter scendere di là. Oddio, non voglio guardare. Non voglio guardare. Nice. Oddio. So let's get the hell out of here. Ok, se si sono svuotate un po' le strade almeno. Oh, Dio. Oggi l'ansia, ragazzi. Ok, siamo tornati alla villa, quindi. A che pro? Successo? Che è successo? What the fuck? They fucked us! What? Who? That guy with his crew of sick people. They took the boat. They're gone. Vernon. He didn't have Clem. So where the fuck is she? With someone else. We're going after her. Fuck. Just... Jesus! Wait, the cancer patients did this? Yeah, they were waiting. Tired of living underground, I guess. They kicked the shit out of me and tossed me in here. Kicked the shit out of both of us? Wait, what the hell happened to you? Cut it off. Seriously? Yeah. Ja. I lived through it, which is a start. And, well, pensavo potesse farmi guadagnare un po' di tempo. Thought it might buy me some time. You know, get that bite off my body? Hopefully whatever's gonna happen takes longer. Jesus. Omid, can you go over the fence and let us into the backyard? We shouldn't be out in the open. Yeah. This is not happening. Everything is so fucked. Clementine is still out there. So we get Clementine, and then what? We get the fuck out of cities. I'm done with cities. We go into the countryside and make a go of it. Yeah, that seems like a good idea to me. Nobody asked you. You just did. Don't get fucking smart with me, Ben. Chill. Do you remember we had a boat? Però, A boat! Everyone keep it together. Nothing has changed, has it? Nothing has changed? I mean immediately. We stay the course. Don't turn on each other. Yeah, chill out, Kenny. We can do this in the yard. Cioè, comunque, alla fine... Ben, I swear to God. What do we do without a boat? Andatevene in campagna. Get to the countryside. Dicked around with cities and coastlines and boats too long. Take her out there. Live as safe as you can, okay? Look, I agree with you. I think out in the country is the safest place to be. But you're not dead yet, so put a pin in that, okay? Where the hell do you get off? I'm just saying, we should all chill. Not just you. Chill?
Bandits! Hey, chill! Here's some pills! Vernon, chill! Here's our fucking boat! This isn't my fault. I can't point to one thing that's happened that isn't somehow your fault! Lee should have left you in Crawford. Fuck you, Kenny! Kenny, fermati. Kenny. Basta. Stop! No, let him. I am so, so, so sorry about Katja and Duck. I am! And I know I fucked up. But stop pushing me around and stop wishing I was dead! No! You know how they die. You've said goodbye. I never got to see my family, my parents, my little sister. Do you get that? Your family is gone, but at least you had them to lose. I never made it home. They could be alive or dead or walkers or worse, and I don't know! So give me a fucking break! Oh, Ben, I'm... Oh, dear. Oh, shit! Here they come! In the house! Oh, ragazzi, l'aria we shouldn't che be tira able to get into the backyard, right? Maybe not. Ecco. We can secure this place. Krista! Come? Le finestre d'ingresso. Get on the windows in the front room. Check the boards. Got it. Kenny, sposta i mobili. Move anything you can up against the doors and windows. That's what I was thinking. Okay. Ben, go upstairs. Sopra. And do what? Just go. Omid. Oddio, in che senso? What is it? Che c'è? Go Bill! Now, front hallway. dai, già. Che cavolo! Lee, help! Cut their fucking arms off! There's gotta be a knife or something in there! Oddio, hurry! Oddio, non è possibile! Take their goddamn arms off! Palle, che palle tutto! Oggi non ce la posso fare! Now what? Preparatevi a combattere. Get ready to fight. This place seems dirty to me. I think we're fine. Sturdy my ass! Get upstairs! Go! Oddio. No, vabbè, no! Guys, help me with this! Ti aiuto io! Forza! Dio! Forza! Dai! Everyone get to the end of the hallway! What do we do now? This'll slow him down! You get to the end of the hallway and take a fucking stand! We can't let ourselves get trapped. Let's get as many as we can. When ma we see an troppi. Opening, we go for it. How many bullets y'all have? 3. 5. 4. 2. Y'all know where to aim. Get ready. Non ce la posso fare, ragazzi, oggi non c'è. È diventato troppo pesante, troppo! Troppo! No, non ne ho più! I'm out! Me too! Fuck! Where do we go? There's no goddamn opening! Up! Fuck. Go! Yeah. Corri, Ben! Siamo nella merda. Here, I'm not good with these. You dropped it down there. Grazie. That could have gone better. Everyone okay? Lee's still bitten. Shut up. Okay, let's get out of here and keep moving. Kid's right. We gotta keep moving.
Think there's any chance we get Clem and catch up to those goddamn thieves? I don't know. Maybe. Well, we're not going out through this window. No latches, no roof access, and 30 feet straight down. Anyone have any ideas? I bet this guy would. He's got a resourceful air about him. Knock it off. Dixon Kent III. Industrial... Mead? Krista. Just trying to lighten the fucking tone. We need solutions, not stupid jokes. I'm sorry. Deve esserci un altro modo. No ideas, then. There's gotta be another way. Check the floor for any other access, a vent, anything. Or we wait for the house to clear out and stick to the high ground. Sì, sì, si svuota. Hey, you're not looking great, and you're warm. Sto bene. Stai indietro, sto Back bene. Off. I'm okay. I'm wearing pants. No. What did that mean? She's at the hotel where her parents were staying. He hasn't moved her. Okay, yet. È un indizio almeno. Yet. We need to start thinking about more than just Clementine when it comes to our urgency. What do you mean? How do we get out of here? That's the whole point. We don't know. Okay, now your life depends on it. How do you get out of here? I don't know. I don't get it. I do. Continuate a cercare una via d'uscita. Like I said, everyone needs to keep looking for a way out, damn it. We're trapped in here. Do you think that worked? I don't know. I hope so. I think we need to have an adult conversation about what happens if Lee takes another spill. Hey, look, we could be looking at a Larry situation here. Who's Larry? It don't matter. Che cosa vuoi fare? Explain to me. Okay, what do you want to do? Just talk about it. Does that conversation end with me getting something dropped on my head? Now, hey! Guys, I don't know what happened before Omid and I showed up, but we can cross this bridge when we get to it. Lee, I'm not advocating anything here, but how is this not a thing? We're all so worked up about Clementine that we're forgetting what the fuck happened to you. Grazie davvero. Well, I'm really glad I got you looking out for me. For Clem. This is just fucking great. Relax, Lee. This is getting out of hand. You're gonna listen to me! We will get Clementine back, with or without you. Because I haven't given up everything to die because we allora were uccidimi. Stupid. Then kill me, you son of a bitch, okay? Don't even fucking hesitate! I will! You ruined that dude's face. Shut up, sweetie. Look. It's corroded to hell. What's on the other side of this wall? A 30-foot drop? No. This mansion butts up against the one next door. Bisogna agire, cavolo. Non stare qui a cincischiare, a parlare. Yeah, we can do this. Okay. We'll work in shifts. Omid, Krista, and I. Lee, you rest. We have to work fast. Mi dispiace. Sorry. Me too. I get it. Go sit down. I'm glad you told us when you got bitten. It would have been easy not to. Yeah. Well... We probably would have let you go alone if you hadn't told us. Which would have been a mistake. If I were you, I would have been scared shitless. Ho avuto paura. I was. The fucking thing, it happened so fast. You ever almost hit someone in a crosswalk? Almost? His license was suspended. Twice. Just wham! Thing was on me. Never saw it. Like someone in your blind spot. It's so weird. I keep doing a double take on your arm, expecting it to be there. I'm hoping whatever's in their bite is gone, too. What do you think the odds are of that? I don't know. I know everyone's wondering. Even if it just slows down the process, I'd be happy.
You don't mean that. So when we get this guy, what do you think? Scopriremo chi è e perché l'ha fatto. We figure out who he is and why he's doing this. We can rescue Clem, but she won't be safe if this guy's not gonna stop. So, did your crew get into any shit before you met up with us? Is it possible to have survived and not gotten into some shit? And, you know, whatever happens to you, Seriously, can we not talk like that? The entire time we were at the hospital, I could sense you think you're as good as dead. I was bitten, Krista. You cut it off. What good is it to plan around that working? What good is it for you to give up? I haven't given up. Voglio che la prendiate voi. I want you guys to take her. Stop it. I'm serious. She'd be safe and relatively happy with you two. We're not doing this right now. Krista, listen to him. It's what I want, okay? What about him? Che ne pensi? What do you two think? He's a risk to the group, but... I feel bad for him. Yeah. I feel bad for him, too. He loses shit like that often? No. It was a first. It's good that he did. Kenny couldn't pull that shit on me. Kenny l'ho trattato molto male. Kenny's been horrible to her. Lo tratta molto male. He blames Ben male. For his family's death, and it's just more complicated than that. Comunque sì, è complicato well, in ogni like caso. Seems like it got through to Kenny. Whatever that's good for. All right. Così Sam. I'm out of gas. You look good and rested. Sure. If you don't count an infected leg. You want me to do it? Nah, hon, you can hop in after me. Shouldn't be long now. It's good we're forced to take a breath. Feeling any better? Riesco a sopportare. I can handle it. Pain, that is. I'm just really goddamn tired. I mean, do you think it worked? Did it help at all? I feel like a man who got bitten. Take that for what it's worth. I still can't believe you went and got chomped. Just... fucking hell. At least he told us. Took some brass. I don't think I would've. How are you? I don't know how to answer that. I'm sorry. You've lost more than anyone. Andrà tutto bene, Ken. Well, as much as anyone. It'll be all right, kid. Why are you acting like what's happened ain't happened? Anyway, I appreciate it from both of you. A lot of us have lost families. Magari vacci piano con lui d'ora in poi. Maybe take it easy on him from here on out. I'm angry as hell. Lo so, lo capisco, ma... Maybe. Maybe not. You heard him outside. I did. I never really thought about it that way. No, non avrei intenzione di metterti a bere adesso. Bits and pieces. Before y'all, we had this woman, Lily, with us. Lord knows where she is now. Anyway, we had to make some tough calls with her dad. She came between Lee and I pretty good. And I spent a lot of nights hating this guy's guts. Acqua passata. It's all water under the bridge. All we can do is move forward. Well, cheers. No, no. Nah. Non credo sia il momento giusto per bere, però... Facci piano, Krista, pure tu. I'm through! Oh. Ottimo. No walkers. Things are looking up. Mamma mia, regà. Everyone keep a goddamn eye. Insostenibile sta cosa.
Capito, sarà comunque pieno il corridoio, semmai, il resto della casa. This place seems pretty sealed off. Well. Continuiamo a muoverci. Let's keep moving. Gotta go. Yeah. We've seen so many people. I don't know why these ones break my heart. What's heartbreaking is not giving yourself a chance. It's what Katja did. Hai fatto tutto quello che potevi. You did everything you could. No, Lee. She left me. A son. People that cared about us. I forgive her, but it don't make it any less wrong. You don't just end it because it's hard. You stick it out, and you help the folks you care about. So let's figure a way out of here and get that little girl. We should move. Yeah. Che comunque, God, ragazzi, one shot left. In un mondo del genere, before we move on. Lee, figure out where we're headed. Giudicare le scelte altrui. Anche no. È una cosa sbagliata decidere di volersi togliere la vita perché è dura. Cioè, su che regolamento sta scritto che a prescindere è sbagliato? Sbagliato secondo te, ma se uno non ce la fa a sostenere cose simili, io non mi sento di giudicare, ragazzi. Non dico sia giusto, non dico sia sbagliato, ma non me la sento di giudicare, sinceramente. Don't ask me how I'm doing. Let's just keep going. Ok, Ben. Ah no, è Krista. I guess Crawford would have gotten them anyway. Ok, Omid, cosa ha trovato? C'è qualcosa? It's sick, but think of all the pain they avoided. Mi rendo conto. Ben? You still with us, Ben? Yeah, Lee. I just want to help. E noi lo apprezziamo, ovviamente. Vediamo questa porta allora, ragazzi. Si può saltare fino a quel tetto? Nothing other than personal items in here. Looks like we can stay off the streets all the way to River Street if we're careful. Let's go. Ok, speriamo in bene. Go ahead. Vado. O ci caliamo? No, ha detto siamo lontani dalle strade. Una parola, regà. Ok. Fate piano, raga. No, 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 Ben. 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 Ma nessuno se n'è accorto. Ben! Me in my fucking mouth. Holy fuck! What are we gonna do? Voi state riguardo. Stay up here. Keep an eye out. Okay, but I can't see much from up here. Just let us know if they start coming down the alley. We'll be back. Be careful. Non ce la posso fare, ga. Oggi non ce la posso fare. Porca paletta. Shh. I'm okay. Shh. I'm okay. Just get me out of here. Shh. Quiet, Ben. Or they'll be on top of us. Yeah. Try to keep your mouth shut. I'm sorry. Just get me up. My legs hurt, I think. Oddio. We're gonna get your ass up. Really? I thought you... Vediamo che... Fucking hell. What is it? I'm okay. I'm okay.
We can get you up. We can... No! Ow! No! Well, we gotta do something! Please... Fuck! Non ce la posso fare, non ce la posso fare! Oh God, don't let them get to me! Do you have any bullets left? This has only got one left in it. No. I'm out. Shit. Get the fuck out of here. What? No. Go back. No. She needs you, Lee. Kitty! This is not a discussion! No. Hell no, man! I'm not leaving! What did I just say? Let's get Ben and get out of here! No. What the fuck, Kitty? Lee, it's okay. No. No, kid! No, it's not! It's just something I gotta do. You know that. Go get that girl. Back, you sons of bitches! No. Damn it, kid! No. Ah! God damn it! Oh, fuck! Kenny, please! What happened? I couldn't do anything. Ben was really messed up. Kenny couldn't leave him, and it was just fucked. God damn! God! I heard a shot. Non lo so. They're dead? You saw them die? Nobody was getting out of there. I'm sorry, Lee. He wasn't a bad guy. A lot of folks might not have always agreed. Maybe even me. We should go. Right behind you. Boh, ragazzi, io veramente non so, cioè, non so oggi. Cioè, a cos'altro vuole portarci sto gioco? Io non lo so, perché oggi pure è stato insostenibile, più delle altre volte, ovviamente. Adesso abbiamo perso anche Ben, abbiamo perso Kenny, siamo rimasti noi tre. Lì con un braccio amputato, che è stato morso. Devo dire, è davvero tutto meraviglioso, dannazione. È che alla fine, ragazzi, volente o nolente, quando ci si ritrova in un mondo simile che ti costringe a situazioni simili, io penso sia
davvero difficile riuscire a giudicare qualcuno fino in fondo. Perché ovviamente Kenny, ragazzi, ha avuto i suoi comportamenti sbagliati nel corso di questa storia. Io personalmente non mi sento di giudicarlo fino in fondo, perché comunque poi, ragazzi, bisogna vivere le certe situazioni, no? Per poter dire, ah no, io avrei fatto giusto così, io avrei fatto giusto colà, ma non è così semplice, ragazzi, perché poi quando ci si ritrova in certe situazioni non è detto magari che si reagisce nel modo in cui uno si aspetterebbe. Quindi Kenny sicuramente ha fatto le sue cose sbagliate, ma probabilmente anche spinto inconsciamente dalla paura, spinto inconsciamente dall'istinto di sopravvivenza. Cioè, poi dovremo tenere in conto anche queste cose qua, ragazzi. Ed è comunque una persona che sicuramente ha sofferto, perché è vero che ha lasciato soli Caccia e Duck fino all'ultimo momento, ragazzi, ma neanche in quel caso mi sento di giudicarlo, perché non è facile poter accettare il fatto che stai perdendo qualcuno che ami. Quindi tu lo rifiuti a tal punto che non vuoi vederlo, perché vedendolo avresti conferma di quello che invece tu vuoi assolutamente rifiutare, e quindi si creerebbe, ragazzi, un conflitto interiore non indifferente. Quindi neanche in quel caso mi sento di giudicarlo, come per esempio non mi sono sentita di giudicare Ben fino in fondo, nonostante comunque anche lui appunto avesse fatto le sue scelte sbagliate, ragazzi, e nonostante le sue scelte abbiano portato a conseguenze dolorose. Ma neanche lui mi sento di giudicarlo, perché anche lui ha vissuto il suo dramma, ragazzi. Anche lui ha continuato a vivere col pensiero di non aver rivisto la sua famiglia, di non sapere e di non poter mai sapere che fine effettivamente avesse fatto. Non è mai riuscito a tornare a casa. E anche quella è una cosa che ti tortura fino in fondo. Quindi, siccome poi ognuno, ragazzi, in quel mondo ha sicuramente vissuto un dramma personale, vero, ma sicuramente ognuna di quelle persone ha vissuto un dramma in un modo o nell'altro, io non mi sento di giudicare i comportamenti di nessuno. Certo, poi bisogna vedere anche le situazioni, però Ben e Kenny comunque facevano parte del nostro gruppo, ragazzi, e per me è stata molto dolorosa questa cosa che è successa. E quindi adesso dovremo aspettare la fine di lì, nel frattempo riuscire a trovare Clem, perché ovviamente attualmente lei è la nostra priorità, perché ci siamo presi cura di lei fin dall'inizio. È comunque solo una bambina, è giusto che se ne prendano cura delle persone che le possono voler bene, tipo in questo caso Krista e Omid. Quindi non so cosa aspettarmi sinceramente dal prossimo episodio, dai prossimi episodi. Non ho idea neanche di quanto manchi alla fine, effettivamente, magari qualcuno di voi me lo potrà dire. Ed è stato brutto, ragazzi, oggi veramente insostenibile. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Jokerina. Ciao!